Ragazze, ciao a tutte, eccomi qui per farvi vedere come si utilizza il nuovo pennellino da decorazione per quanto riguarda le sfumature di passione unghie. Allora, mi sono già preparata la tip. Qualcuno mi ha chiesto come faccio a tenere le tip ferme. Io uso il Patafix, così magari ve lo dico già. E niente, allora come base metterò il colore chiaro, che è primizia. Quindi vado a prendere il mio colore e lo vado a stendere su tutta la mia tip. È un bellissimo colore pastellino. È uno dei colori ultimi usciti, insomma, lo scorso mese di Passione Unghie. Molto carino. Ok, e vado in lampada 30 secondi. In questo caso uso la Futura. Nel frattempo che polimerizza primizia, vado a prendere un po' del colore più scuro, in questo caso sto usando Gioia. E lo vado a mettere su un pezzo di carta, delle cartine, insomma. Lo preparo qua sopra. Prendo la mia tip. Prendo il mio pennello e vado a fare ciò. Picchiettando per prendere il mio colore e poi inizio a picchiettarlo sulla mia tip in questa maniera. Ripiglio il mio colore. Sulla parte finale della sfumatura ci vado un pochino più leggera. Come vedete adesso è molto delicato, però faremo una seconda o terza passata anche, quindi vado a rimettere in lampada 30 secondi. Sto sistemando la luce in maniera che vediate meglio, se no c'è troppo riflesso. Vediamo così. Riprendo la mia tip. Vediamo un po' se riesco a sistemarvi la luce. Per fare questa cosa, queste sfumature, usate, mi raccomando, colori pigmentati, perché sennò è una noia. Quindi riparto, rifaccio. La mia sfumatura. E qui cerco di andare più delicata. Intanto guardo il telefono per vedere se registro. Effettivamente questo pennellino è veramente una figatissima. E vado a picchiettare un pochino più delicatamente. Ok? C'è troppa luce. E metto in lampada. Ok, questo è con una seconda passata, ma io faccio volentieri anche una terza passata, quindi colore. E vado a fare
la mia terza passata. In questa maniera, picchiettando molto delicatamente, non c'è bisogno di esagerare nel picchiettare. Devono essere movimenti leggeri. La faccio vedere da vicino. Vedete? Quindi se vi piace così, quindi che sia leggermente accennato, comunque sia la sfumatura, polimerizzate e poi sigillate, altrimenti fate anche un'altra passata. Quello a vostro piacere. Vado a rimettere un po' di colore. Picchio, come vedete, con la parte pulita del pennello per fare la parte finale della sfumatura. Ok? E metto in lampada. Per pulire questo pennello, ovviamente il colore rimarrà nella spugnettina. Ci sono altri due cambi. Vabbè, insomma, ho perso la confezione. Altri due cambi, quindi magari scegliete, magari per i chiari, per il bianco usate una spugnettina a parte e per gli scurissimi. Per il resto, comunque per pulirlo, andate a picchiettare sulla carta finché il colore non se ne andrà. Ok? Fate questo movimento. Quando poi inizia a non colorare più, ok? Insomma, finirò di pulirlo dopo. Vi faccio vedere la mia tip. Eccolo qua. Lo andiamo a sigillare. In questo caso sto usando Ultra Gloss, che ormai ha gli sgoccioli. Lo sigilliamo. Andiamo in lampada. E questa ragazza è la mia sfumatura. Ovviamente se fate con colori che hanno anche un pochino di più contrasto, vedrete ancora meglio la sfumatura. Io l'ho voluto fare un pochino più delicata sul rosa. Ve l'avvicino. Ed è molto semplice usare questo pennellino, eh? Non troverete difficoltà. Molto molto carino. Ovviamente magari ci vogliono due o tre passate, perché insomma, essendo comunque sia delicato, mettendo colore un po' alla volta, dobbiamo andare a intensificarlo con più passate. Spero vi sia utile. Se avete qualche problema, scrivete tranquillamente qui sotto. Un bacio, ciao.